Il 5 luglio un evento culturale nella terrazza di Fraternita. Che cosa avete pensato questa volta? La Fraternita c'è, insieme con l'Accademia Petrarca, sono due istituzioni culturali le più importanti della nostra città, che insieme vogliono vivere e far vivere alla città di Arezzo un evento culturale. Ricordare la figura di Mecenate, questo straordinario personaggio aretino che ha condizionato la storia della città e della Roma antica attraverso la lettura dei testi che Virgilio, Orazio, Properzio hanno dedicato al loro protettore. Faremo quindi il circolo di Mecenate, farlo rivivere in maniera virtuale ma anche in maniera sostanziale con i propri testi. Sulla terrazza della Fraternità dei Laici, in Piazza Grande, vivremo una serata tutta aretina. Poi apriremo il palazzo della Fraternità dei Laici, entrata gratuita, straordinaria, per visitare la grande mostra della Minerva, la dea dell'ingegno, che trasforma la materia in arte e in spiritualità. Poi andiamo al Museo dell'Oro, insomma, una serata molto bella, piacevole da vivere. Vi invito mercoledì 5 luglio alle ore 21 in Piazza Grande per vivere una serata dedicata ad Arezzo, insieme all'Accademia Petrarca. Ecco, allora, quali sono i contenuti di questa serata? Allora, è la rivisitazione di questo grandissimo personaggio, uno top three, si potrebbe dire, no? dei tre principali personaggi della storia aretina, forse un po' poco conosciuto, perché Mecenate lo si conosce per il mecenatismo, cioè per essere soprattutto stato protettore delle arti e dei poeti, e è vero. E però è stato anche un grandissimo politico che ha condizionato la seconda metà del primo secolo avanti Cristo e poi di lì i due millenni successivi, perché l'impero romano è anche merito suo e poi, come sappiamo, il Sacro Romano Impero è finito addirittura in età napoleonica. Quindi Mecenate ha avuto veramente un'importanza decisiva in questo. Lo si rivisiterà attraverso la prospettiva da cui lo hanno visto i suoi poeti, quelli da lui prediletti, quelli protetti. Ognuno l'ha visto a modo suo, e questo è anche importante perché Virgilio era diverso da Orazio e era diverso da Properzio. Quindi sarà anche bello vedere come ciascuno di questi lo ha descritto, quali sono stati i rapporti personali, perché si capiscono benissimo i rapporti dei tre con Mecenate, e insomma sarà un ritorno alla Arezzo romana veramente di grande livello. Mecenate, quindi, un protettore delle arti e un grande politico. Ci sarebbe bisogno di Mecenate anche in questi tempi? Sono d'accordissimo. Magari ci fosse un Mecenate. Vediamo di costruirlo tutto insieme, perché Mecenate era un personaggio, però tutti insieme, le istituzioni pubbliche, le istituzioni culturali, possono essere dei mecenati, cioè creare una tutela culturale, una elevazione culturale. Cioè, in sostanza, noi facciamo questa operazione: recuperare la memoria per costruire l'identità e l'appartenenza ad una millenaria civiltà, quella di Arezzo, dove noi siamo tutti nati.